Dopo il blitz del Teatro di Roma, ha paura che la stessa cosa possa succedere alla Scala? Ma sulla Scala stiamo lavorando da tanto. Diciamo che non ho paura, nel senso che la Scala si regge sulla collaborazione e sul supporto di tanti enti, tra cui anche il governo. Però è chiaro che il ruolo dei privati è già una garanzia, perché questo è chiaro che chi gestisce una zona privata non vuole condizionamenti nella scelta di poi chi gestisce tra l'altro anche il proprio budget e degli enti locali. Quindi una soluzione non ce l'abbiamo ancora definita, però stiamo lavorando su alcune soluzioni, pensando di poter lavorare con grande autonomia. Ma vede un tentativo del governo di occupare i luoghi delle istituzioni della cultura? Mi pare evidente, questo mi pare assolutamente evidente, poi capisco anche la loro osservazione, prima toccava agli altri. Ecco, forse quando toccava agli altri, cioè a noi, aveva un filo più di pudore.